Buongiorno a tutti, eccomi finalmente tornata con un nuovo video dedicato a The Sims. Nell'ultimo episodio abbiamo fatto incontrare per la prima volta Lucas e Emily. Tra l'altro Lucas si trova ancora al parco, però direi di iniziare a giocare con Thomas, che è qui a casa. Ed eccoci qua, cosa sta facendo ella? Nel frattempo facciamo venire a casa lui, quindi porta qui Lucas. Ok, che ore sono? Le 9 di sera. Ella ha bisogno di mangiare per caso? No, perfetto, quindi direi. Lui è a disagio per il pannolino puzzolente, quindi direi. Altre scelte, cura del bebè e facciamo cambia il pannolino, poi la mettiamo a letto. Chiediamo a lui un po' com'è andata, facciamo così, spettegola e facciamo accusa di spiare. No, facciamo altre scelte, buffo, fai un'imitazione. Ok, lui tra l'altro è molto flirtante adesso, Lucas. Comunque, Thomas, metti a letto Ella, ok, così almeno lei va a letto perché è abbastanza tardi. Poi lui ha decisamente bisogno di lavarsi, quindi facciamo una cosa, fai un bagno con la schiuma. Ok, non puoi andare in bagno, scusa. Fai un bagno con la schiuma. No, ok, dobbiamo spostare qualcosa, quindi, perché ancora non avevo provato la vasca da bagno, essendo materiale personalizzato, molto spesso ci sono questi problemi, quindi facciamo così. Togliamo questo e mettiamo un altro mobiletto, molto semplice, tipo, vediamo un po' cosa abbiamo, tipo questo, carino. Riproviamoci, fai il bagno con la schiuma. Ok, adesso mi sa che possiamo andare. Perfetto, intanto che lui fa il bagno, vediamo se mette a letto ella. Poi voglio sistemare anche la camera perché è molto semplice. C'è troppo rumore. Ah, ok, perché abbiamo i vicini che stanno facendo casino. Quindi andiamo subito a lamentarci. Facciamo, bussa gentilmente, visto che Thomas è molto pacato. Vediamo un po' cosa succede. Vediamo se ci rispondono. Ah, ok, sta uscendo adesso con molta calma. Allora lamentiamoci, lamentati di forti rumori. Sì, cara. Oddio. Mi dispiace, hai ragione, grazie. Così almeno possiamo mettere a letto la piccola, vediamo un po' che non sta andando. Ok, metti a letto ella, perfetto. Lui è, si è fatto il suo bagno, ha bisogno di andare in bagno e di mangiare qualcosa, quindi vediamo, facciamo, fai un pasto veloce e mangiamo crocchette di pollo. Che ore sono? Le 11:30 di sera, quindi no, poi li mettiamo tutti a letto perché è abbastanza tardi, quindi Thomas vieni a letto anche tu e dormi, e poi anche tu Lucas dormi. Bacino ed è pronto per andare a letto, perfetto. Lucas, quanto hai ancora? Mangio da bravo, perfetto, e sono tutti a letto molto bene. Ella si è svegliata, è molto triste, quindi facciamo una cosa, Lucas, stavolta te ne occupi tu e facciamo niente, si è svegliato Thomas da bravo, quindi facciamo così. Abbraccia affettuosamente e poi facciamo altre scelte, cura del bebè, leggi per far addormentare, vediamo un po'. Perché sei triste? Dove è andato? Ok, bravo, leggi un pochettino e poi facciamo addormentare. Rimbocca le coperte. Brava, dormi perché sono le 3:30 di notte ed è davvero molto tardi. Poi tu torna a dormire. Dai che domani voglio occuparmi dell'appuntamento. Vediamo un po' come andrà.
Thomas è un sim romantico. Questi sim sono solitamente flirtanti e hanno spesso bisogno di un po' di romanticismo. Dopo magari facciamo incontrare Emily anche Thomas. Dopo l'appuntamento, oppure potremmo farlo prima, quasi quasi. Direi di sì. Vai in bagno. Vai. Da bravo. Ok, sono le 8 del mattino. Quindi io direi. Lui ha bisogno di mangiare qualcosa, quindi facciamo così. Fai colazione e mangia uova e toast, poi fai un bagno caldo, fai il bagno con la schiuma. Nella è ella molta fame. Chi ci sta chiamando? Vediamo. Emily! Ehi Lucas, sono io Emily, ti andrebbe un appuntamento? Non ci credo, ci ha invitato lei. Accettiamo o facciamo gli snob? Direi di accettare. Andiamo. Ed eccoli qua, ma non ci credo, colpo di scena, ci ha invitato lei. Vediamo un po' cosa succede. Allora, innanzitutto facciamo complimenti per l'aspetto, perché deve un po' fare il romanticone. Comunque, alle 9 del mattino tutto questo. Impara a conoscere, poi andiamo subito sul romantico e facciamo battute di abbordaggio. E poi facciamo altre scelte, romantico, flirta. E poi... Che dolci. Oggi che tempo fa? Oggi fa caldo, possono arrivare dei temporali, ma... Non c'è il sole, quindi insomma siamo in estate, ma è una giornata un po' così posa sexy. Poi facciamo assolutamente, direi, primo bacio romantico. Discuti della paura degli impegni. Proviamoci e poi proviamo a baciarla, vediamo un po'. Primo bacio. Ma mi sa che ci sta ugualmente. Sì, che carini. Bene. Lui è contentissimo, tra l'altro. E quindi facciamo altre scelte. Romantico. Confessa l'attrazione. E poi facciamo. Fai il baciamano. E ovviamente non le chiediamo di diventare la fidanzata perché lui al momento non è interessato a questo, quindi aspettiamo un attimo e poi facciamo altre scelte sussurra. È davvero piacevole stare con qualcuno con cui poter parlare per ore. Ok, detto questo, direi di farli entrare. Qui dove siamo, in questo bar, potremmo prendere qualcosa. C'è anche... Ah no, siamo in questo negozio di vestiti. Direi non molto carina come cosa, perché un appuntamento in un negozio di abbigliamento e profumi non è proprio il massimo, però cosa possiamo fare? E magari comprale un profumo, qualcosa. Questi quanto costano? Madonna, 206 dollari. Tutto un po' caro, eh. Mi pare tutto un po' caretto. Niente, non le compriamo nulla perché costa tutto un sacco. Madonna, una boutique di lusso questa. Quindi facciamo una cosa. Facciamo un bacio appassionato. Tra l'altro sta piovendo, quindi forse è meglio spostarci da qualche parte. Eccoli qua. Comunque stanno molto bene insieme loro due. Peccato però che lui non ha delle buonissime intenzioni. Ok, facciamo ancora un po', di chiacchiere. E poi facciamo altre scelte romantico. Stringi. Ok, poi direi di interrompere qua l'evento, perché quanto mancano? In realtà manca
manca poco, quindi dai, aspettiamo un attimo. Però già che ci siamo, vediamo se lui può conoscere qualcuna, vediamo se c'è una ragazza. Mi sa che c'è soltanto lei. Facciamo una presentazione flirtante, vediamo un po' cosa succede. Se per caso Emily se la prende, vediamo un po' come reagisce Emily. Ehi Lucas, un appuntamento con me, ricordi? Beh, è stato piacevole, magari ti richiamerò. Se n'è andata e mi pare proprio giusto così, perché lui non si sta comportando bene. È stato invitato a un appuntamento da lei, ma lui adesso sta flirtando con un'altra ragazza. Però scambiatevi qualcosina in più, scambio i numeri di telefono e poi facciamo altre scelte. Romantico. Chiedi se è single, vediamo un po'. Lei mi sa che non vuole. Luca ha preso che Sanvi è single, ok? Però mi sembra un po' negativa la cosa. Fai il baciamano e poi facciamo. Ok, te ne puoi andare per favore, che non c'entra niente. Complimentati per l'aspetto. E poi facciamo offri una rosa e romantico chiedi un appuntamento, due appuntamenti in un giorno, incredibile. No, però mi sa che non è molto d'accordo. Vai a caccia di complimenti. E questa qui chi è? Facciamo un po' di presentazioni, presentazione amichevole. E adesso mi pare giusto, sta conoscendo queste altre due ragazze che sono molto carine. Facciamo impara a conoscere e poi facciamo scambio i numeri di telefono con una ma anche con l'altra. E no, con l'altra ancora non è flirtante, che gli dà la vita sentimentale. Ok. Lei è romantica, molto bene. Vai a caccia di complimenti e poi facciamo con lei. Scambi il numero di telefono, vediamo. Allora, vediamo un po' qua come sta andando. Successo in un appuntamento. Arredamento bellissimo. Bene. Flirta, vediamo. Sono tutte qua, tutte e tre qua intorno a lui comunque. No, con lei non abbiamo interazioni romantiche, mentre con lei fa il baciamano, vediamo. Un po', poi direi di andare. Lei comunque non ci sta volendo. No. Ma nessuna di loro. Effettivamente stiamo facendo un po', stiamo un po' esagerando. Confessa l'attrazione. Chiediamo un appuntamento a lei, vediamo. Altre scelte, romantico. Chiedi un appuntamento. Ok, dove li possiamo mandare? Io direi al bar. Tra l'altro c'è questo nuovo quartiere uscito con l'espansione della magia che non vedo l'ora di scoprire, però per oggi li mandiamo direi a Winterburg e vediamo un po' se c'è un bar, qualcosa di carino, potremmo mandarli qua. Mandiamoli qua, sì, ok. Ed eccoci arrivati al locale. Lui, poverino, se la sta facendo sotto, quindi giustamente l'ho mandato un attimo in bagno. Lei dove è andata però? Perché adesso mi sa che eccola qua. Ok, quindi facciamo un complimento sincero. Siri ti parla con il sim accompagnatore. Ci potremmo sedere qua, quindi siediti insieme. Ed eccoli qua, facciamoli chiacchierare un po' perché in realtà la conversazione non sta andando molto bene. Facciamo impara a conoscere. Dove stai andando? Ha fame, poverino, giustamente. Racconta una storia buffa e poi direi di entrare a questo punto, visto che ha fame, e ordiniamo qualcosa. Ordina del cibo da consumare sul posto e facciamo. Dei cannoli, sì, ci stanno. Si sono seduti a due tavoli diversi, comunque fa niente, continuiamo a fare conversazione. Altre scelte, romantico, scambio il numero di telefono, vediamo se adesso vuole il nostro numero di telefono oppure no. Altre scelte, romantico, confessa l'attrazione. Sa che si voleva, esatto, si vuole sedere qui, ma è arrivata anche lei. E lei mi sembra che arrivi dalla nuova espansione della magia.
Bisogna assolutamente recuperare perché non sta andando bene. Discutere i sapori del cibo, vediamo un po'. Bacia sì, ma mi sa che non ce la facciamo perché mi sa proprio di no. Battuta di abbordaggio audace. Piano piano invece sta recuperando. Devo dire di sì. Quindi facciamo flirta. Bene, molto bene. E a questo punto vediamo se possiamo. No, ok, lei sta andando in bagno, niente. Allora facciamo una cosa: intanto che lei va in bagno, mandiamo. Allora, prima applichiamo una storia. Io dopo direi di mandare un messaggio a Emily, vediamo un po' se ci risponde. E poi chiacchieriamo sempre con Emily. Sono proprio curiosa di vedere se ci considera oppure se ci tratta freddamente, vediamo. A questo punto potremmo invitarla nel lotto attuale, vediamo se viene. Oggi lui comunque ha conosciuto un sacco di ragazze, ma per il momento ha baciato soltanto la nostra Emily, quindi non è andata molto bene da con le altre ragazze. Cosa? Sto dormendo, richiama più tardi. Ok, niente, non viene, non viene. Ah no, viene, ok, molto bene. Arriverà molto presto, fantastico. Nel frattempo è tornata anche lei, quindi facciamo, vai a caccia di complimenti, poi facciamo altre scelte, romantico, e facciamo, poi una domanda spinta, vediamo. Eccola qui, Emily. Se Emily lo vede conversare con quest'altra ragazza si arrabbia ancora di più. Vediamo, sta arrivando. No, ok, forse non ci ha visto. E quindi facciamo un bacio suave, vediamo. Ok, e poi facciamo bacia, vediamo. Ok, niente, dov'è l'altra ragazza? È qua che ci sta aspettando, no, giustamente mi sa che se n'è andata. Sì, infatti se n'è andata. Quindi, niente, la ringraziamo e direi di chiudere qui l'episodio perché invito a restare per la notte, aspettiamo ancora un attimo. Discutere la paura degli impegni e poi chiudiamo qui l'episodio perché credo che sia durato abbastanza. Lui oggi ha conosciuto appunto un po' di ragazze. Ma con Emily è andata sicuramente meglio di quello che in realtà volevamo, quindi molto bene. Niente, direi che adesso possiamo anche andare a casa. Quindi, nel prossimo episodio voglio però assolutamente far incontrare Emily e Thomas prima da soli e poi farli incontrare insieme a Lucas, così vediamo quello che succede. Se questo episodio vi è piaciuto, mettete un pollice in su ed iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se volete che Emily si fidanza con Lucas oppure se non si fidanza con lui, ma nel conoscere Thomas preferisce lui e quindi poi il fidanzamento avverrà con lui. Insomma, fatemi sapere qua sotto nei commenti quello che preferite. Io vi mando un grandissimo bacione e noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!